Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live alle 20.10 in diretta su Rete 8 Sport. Dunque, esordio traumatico, potremmo dire così, sulla panchina del Pescara per il giovane allenatore Massimo Epifani, promosso in settimana dalla Primavera dopo l'esonero di Zeman. Dopo tutto quello che c'è stato al 91esimo di Cittadella Pescara, lo diciamo da subito, in confronto la prova di Cittadella è stata un brillante incastonato. Questo è il mio sommesso punto di vista rispetto alla gara che abbiamo visto oggi. Il Parma ha travolto il Pescara 4-1, il verdetto finale, tra l'altro la quarta sconfitta interna subita dai biancazzurri, l'undicesima in totale. Tra poco entreremo nel dettaglio. Buonasera ad Alessandro Alberti. Buonasera a voi, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito, Alessandro, sempre in giro per il mondo tu, beato te. In questo momento sono a Pescara. Vabbè, adesso sì, però insomma. Oggi mi auguravo di vedere una partita diversa, però pazienza, dai. Si parla sempre di sport e di calcio. Buonasera ad Aldo Fattore. Buonasera, grazie a te, Aldo. Allora, io lo definirò così, in confronto, in paragone, la prova di Cittadella come un brillante incastonato. Beh, certo, ha lasciato la prestazione del Pescara di oggi, ha lasciato senza parole, fin da subito. La cosa più assurda che appena cominciato, diciamo dopo 8-9 minuti, prendiamo gol su fallo laterale. Sì, prego. No, mi diceva la regia Roberto Cherdi che salutiamo, ecco, avevi dimenticato il microfono, Alessandro, assolto nei tuoi pensieri. No, chiedo scherzo. Scusa. No, prendiamo gol su fallo laterale. Il primo tempo il Pescara proprio impalpabile, sì. Ha preso la traversa. Il secondo tempo pensavo in un miglioramento. C'è questo punto interrogativo, il secondo gol dice Lavolo che era in fuorigioco, anche se nel primo tempo hanno fischiato un fuorigioco su Calaiò. Sì. Che la palla gli aveva data un giocatore del Pescara. Però io stasera, onestamente, più che di parlare della partita del Pescara, perché onestamente non so da dove cominciare, perché se tu mi dicessi oggi di che dobbiamo parlare, del niente, del nulla, una partita, un Parma che è molto più ordinato, molto più squadra, però il Pescara per me è veramente ai minimi termini, che come dicevi te rispetto alla partita di Cittadella, cioè la partita di Cittadella rispetto a quella di oggi è stata una super partita. Assolutamente. Insomma. Però io credo che sia il caso, magari sì, nel corso della trasmissione, di soffermarsi su tutto quello che è successo prima di questa partita, perché qui è inutile che ci giriamo attorno. Io sono stato e sono un estimatore del presidente Sebastiani quando parliamo di conti, poi quando parliamo di tutto il resto mi piace fare le critiche, ma la mia critica, ammesso che possa permettermi di criticare, però deve essere è sempre costruttiva, non mai distruttiva, questo volevo precisare. Sempre col massimo del rispetto, per carità. Alessandro, il tuo punto di vista dopo la partita di oggi e in generale? La partita di oggi, credo che questo 4-1 forse è anche un risultato un po' troppo esagerato. La verità è che ci siamo fatti gol da soli, come spesso succede, perché non si può prendere gol su una rimessa, su un fallo laterale in casa. Sì. E quella credo che sia fondamentalmente forse una carenza di concentrazione. Poi peraltro sulla fascia destra quest'anno non si sa se il titolare Crescenti, Zampano, gioca Balsa e quant'altro. Quindi sicuramente siamo partiti ad handicap e mi dispiace. Mi dispiace perché soprattutto per Epifani, certo, che era l'esordio, avrei voluto vedere un risultato diverso, una prestazione diversa. Credo che debba essere bravo in questo momento a cercare di dare delle certezze, probabilmente a una squadra che ultimamente la vedo abbastanza frastornata e in campo e per tutto quello che
che gravita intorno al mondo Pescara. Allora facciamo così, intanto facciamo vedere i numeri di questa giornata, la 30ª, anche perché si è da poco concluso uno dei posticipi. Domani ci saranno due partite e poi ci sarà il posticipo a chiudere il programma della 30ª giornata, lunedì, di fronte Novara e Brescia. Vediamo quello che è successo. Intanto ricordavo il Palermo, la partita si è da poco conclusa, ha battuto il Frosinone nel big match di questa 9ª giornata del girone di ritorno, ha deciso Gnaure. Tu hai visto il primo tempo molto, ma proprio una bella partita, bella partita. Dambo le parti, insomma. Dambo le primo tempo potevano, ha preso un palo il Palermo e ha fatto due miracoli Pomini su veramente poi sulla seconda respinta ha salvato sulla linea Rispoli. Quindi, ma è stata una bella partita, sia una partita fisica ma anche molto 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 tecnica. Bella Palermo partita. Insomma si è ripreso, anche perché Tedino ha attraversato un periodo molto difficile fino a qualche settimana fa, invece adesso Tedino sta facendo bene. Sì. Circa il Pescara volevo dirti una cosa, come dicevo giustamente Alessandro, l'unica persona di cui mi dispiace tanto oggi e non meritava questa figura non c'è dubbio alcuno è Massimo Epifani. Non c'è dubbio alcuno. Secondo me è un bravo allenatore, è anche un bravissimo, una brava persona. Assolutamente. Allora, questi i numeri della giornata 30ª del campionato di Serie B, 9ª del girone di ritorno. Bari, Provercelli 2-2, è stata una gran partita con la Provercelli che era andata in vantaggio, poi il Bari ha capovolto la situazione, c'è stato il pareggio 2-2 di Morra, se non vado errato. Sì, Morra su un calcio d'angolo al 92esimo, credo. Di Mammarella. Mammarella immarcescibile, classe 82. Non so se ha già compiuto 36 anni, anche probabilmente. Bari ha segnato Brienza che ha 39 anni. Sì, del 79, assolutamente. Cesena Carpi 0-0, l'unico 0-0 finora della giornata. Cremonese Cittadella 1-1, Perugia batte Foggia 2-0. Il Perugia non si ferma più, credo che si tratti della quarta vittoria consecutiva o della quinta. Comunque ancora a segno Cerri, che sta disputando un grande campionato in doppia cifra con il gol di oggi, quota 10 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie B. Il secondo gol, il raddoppio firmato da Diamanti. A Pescara, Parma batte Pescara 4-1, non c'è stata partita. Spezia Ternana 1-1, Venezia batte Ascoli 1-0, l'Ascoli in 10 all'82esimo, espulso De Santis, centrale Scuola Milan classe 97. Il Venezia dunque ha prevalso sull'Ascoli, ha deciso Gecco, anche Gecco un attaccante esperto classe 82. Palermo batte Frosinone 1-0 e il gol della vittoria firmato da Gnaure. Domani Salernitana Avellino alle 15, alle 17:30 Empoli e Entella, e poi lunedì a chiudere il programma della 30ª giornata di fronte Novara e Brescia alle 20:30, ricordando che il Pescara recupera il match che è stato rinviato due settimane fa per maltempo col Carpi, martedì con inizio alle 18 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Sempre martedì alla stessa ora sarà recuperata la gara tra Bari e Spezia. Vediamo la classifica, ringraziando naturalmente Roberto Cherchi che ci guida in modo come sempre impeccabile dalla regia. Il Frosinone in testa con 53 punti, ma attenzione perché l'Empoli può approfittarne se dovesse battere l'Entella domani alle 17:30. Insomma, mi pare che il pronostico sia tutto dalla parte della squadra di Andrea Azzoli. Palermo 50, risale al terzo posto la squadra di Tedino. Cittadella 49, Venezia 46, Bari 45, vediamo la griglia playoff, Parma 44, Perugia 43, ottavo posto dunque occupato dal Perugia. Spezia e Cremonese 40, Carpi 38, Foggia 37, Pescara 36, poi Avellino e Salernitana 34, Brescia e Cesena 33. Attenzione alla zona calda, Novara 31 punti con una gara ancora da giocare, quintultima posizione per la squadra di Di Carlo. Entella e Provercelli 29, chiudono la classifica Ternana ed Ascoli a quota 26. Un commento e poi vedremo le immagini di Pescara-Parma. È il commento che Frosinone, con la sconfitta odierna e la sconfitta brutta in casa contro il Perugia, credo che si sia fatto rosicchiare un buon vantaggio. Stanno viaggiando col vento in poppa chiaramente il Perugia stesso, il Venezia, lo stesso Bari, perché oggi ha pareggiato, e diciamo che 7-8 squadre stanno cominciando ad entrare, diciamo, in una condizione buona, ad avere anche continuità di risultati. Non vedo una favorita in questo momento, in particolare forse l'Empoli, vincendo domani, col discorso che può diventare prima in classifica, potrebbe avere uno sprint per staccare le altre. Però mi sembra un campionato dove c'è ancora
grande equilibrio, anche per esempio il Bari oggi mi aspettavo che vincesse con la Provezza, uno scatto di aspettare, uno scatto, in realtà poi stava perdendo in casa 1-0, dimostrazione che partite scontate evidentemente non ci sono, non ci soprattutto sono. In questo campionato di Serie B. E lo stesso Parma, al di là della vittoria di oggi, insomma, negli ultimi due mesi credo di aver letto ripetutamente che l'allenatore era a rischio. Credo che si debba ritornare un po' tutti, voglio dire, con i piedi per terra, anche se da Versa ha a disposizione un organico di spessore, ha una buona squadra. In realtà nella partita dell'andata non so se poi ero addirittura venuto qui a commentare, però Pescara mi aveva dato la sensazione di una squadra di categoria che poi ha trovato il gol con Brugman su una giocata alla Zeman. E la partita di Parma era successiva anche al pareggio di Cremona. Mi sembrava che la squadra avesse trovato una certa quadratura, magari non giocando un calcio spumeggiante. E invece nelle ultime giornate mi sembra che si stia un pochettino, come dire, si stia un po' sgretolando questa squadra. Ma io sinceramente non la vedo come te, perché ripeto, a Cittadella, se noi facciamo un paragone, ma soprattutto nella fase, a Cittadella il Pescara ha giocato una delle migliori partite degli ultimi due mesi, però ha tirato 4-5 volte in porta, non ha segnato, si è fatto due gol da soli, due errori. È vero che il Cittadella senza tirare in porta ha vinto 2-0. Ma il problema grave, Massimo, è proprio quello, perché tu dici a Cittadella, il Cittadella non ha fatto niente e ha vinto. Oggi il Parma è vero che ha un organico di categoria e quant'altro, però il primo gol ce lo siamo fatti. Se noi nelle partite diamo sempre all'avversario il vantaggio di partire, però il Pescara a Cittadella, secondo me, io ho visto un Pescara in crescita a Cittadella, poi è successo tutto quello che abbiamo commentato in settimana. È forse il momento, sinceramente, io non le ho capite certe decisioni. La però, cosa da rilevare è che effettivamente questo credo che nella storia anche della Pescara Calcio sia un momento abbastanza delicato che deve essere gestito con grande responsabilità proprio da parte di tutti, e ho la spiacevole sensazione che forse giocare all'Adriatico in questo momento possa essere un handicap. Un handicap, quindi uno svantaggio. Secondo te, Aldo? Ma io prima di tutto, guardando la classifica, devo dire che stanno venendo fuori, cioè le favorite stanno venendo fuori alla grande. Il Palermo ha avuto quel momento di appannamento, però pare che si stia riprendendo. Il Frosinone ha perso due domeniche fa, oggi ha riperso. È un campionato alla fine che se lo giocheranno quelle tre squadre, salvo la sorpresa Cittadella, che anche oggi il pareggio a Cittadella a Cremona sta stretto. Perché hai visto le immagini? No, ho visto le immagini, ma poi ho sentito anche i commenti. Il rigore in cui ha segnato la Cremonese era fuori a fallo fatto fuori a. Per quanto riguarda il Pescara, Cremonese che aveva sbagliato, se non erro, se almeno da quello che ho capito, anche un calcio di rigore con Brighetti. Sì, ma il primo rigore c'era, il secondo rigore, quello decisivo, e il pallo era stato fatto fuori aria. Ho capito. E per quanto riguarda il Pescara, questa è una squadra che ha dei grossissimi limiti, che oggi se ha 36 punti, che ne possa la gente pensare, li ha fatti Zeman questi 36 punti, con una squadra, adesso mi vogliono far credere che questa sia una squadra di fuori classe, questa è una squadra nata male, e spero che non finisca peggio, anche se gli manca 12 punti per salvarsi. Perché dico questo? Perché, scusa se salto da parole, il presidente del Pescara, che è un grosso presidente da un punto di vista, tiene i conti in ordine, almeno fino adesso, non c'è niente da dire, però quando si tratta di fare delle scelte o sbaglia i tempi, adesso questa è l'ultima, ma se torniamo un attimino indietro, non ha esonerato Oddo quando perse con l'Empoli 4-0, prende Zema che secondo me non doveva riprendere, perché i cavalli di ritorno vanno mai bene, salvo il caso Rosati e Galeone. I cavalli di ritorno ha preso Zeman. Perché ha preso Zeman? Per tacitare l'opinione pubblica. Quindi un matrimonio di interessi. Prendi Zeman, il quale ti dice: guarda che abbiamo un sacco di giocatori in contratto, guarda che con questi giocatori non si va da nessuna parte. Poi tutta un'altra indecisione. Repetto, per me, che è validissimo Repetto come elemento, va via Repetto, adesso lo riprendi.
Adesso al momento porto la squadra, come hai detto te, deve fare 48 punti. A me 48-50. Un'altra fesseria, scusa se uso la parola fesseria, che dice Sebastiano, sta squadra se non va ai playoff è un fallimento, è una tragedia. Sì. Ma perché? Che differenza c'è arrivare ottava? E questa è una squadra che ha dei grossi limiti e si deve salvare. Io voglio sperare, ecco qui mi allaccio al discorso su, non vorrei, adesso per esempio col Carpi è delicatissimo, l'importante è comunque non perdere col Carpi. Diventa uno snodo, diventa uno snodo la partita di martedì. Noi dobbiamo fare 12-13 punti perché a 48 punti c'è la e pensare, 48-50, preparare il prossimo campionato, certo. Perché oggi, penso che i tifosi oggi ne abbiano piene le scatole, oggi non so quanta gente ci fosse allo stadio perché io vedo Sky. Però devo dire la verità che... Poca gente, ti dico anche il dato... No, vai avanti. Devo dire che oggi ho visto proprio una squadra allo sbando totale, è qui inutile che dici lo schema... 2158 biglietti venduti, ecco. Più poi oggi gli abbonati... Oggi lo schema di gioco, non lo schema di gioco, io onestamente parlando, se siamo arrivati a sto punto... Un po' di mia colpa, il presidente Sebastiano lo deve fare. Perfetto, sei stato molto chiaro. Allora, alle 20:26 direi a Roberto Cherchi di mandare in onda la sintesi. C'è anche una parte di intervista rilasciata nell'immediato dopo partita dal neotecnico del Pescara Massimo Bifani al nostro inviato Paolo Durante. Allora, la sintesi: Pescara 1, Parma 4. Abbiamo già detto il quarto KO interno stagionale subito dai biancazzurri. Vediamo. Esordio traumatico sulla panchina biancazzurra per Massimo Epifani al confronto, la prova di Cittadella, un brillante incastonato. Squadra senza equilibrio, il Parma ne approfitta e stravince. Finisce 4-1 e il giovane tecnico biancazzurro si assume tutte le responsabilità. Ho già parlato con i ragazzi, gli ho detto che la responsabilità me la prendo io. Perché in questo momento si sentivano carichi di responsabilità, magari col cambio di allenatore, pensavano di dover risolvere tutto loro, ma non è così. In questo momento è venuto fuori un aspetto mentale molto importante che bisogna lavorarci sopra. Poi abbiamo preso, a parte il primo tempo, che abbiamo fatto malissimo, non male. Abbiamo preso un gol dove l'avevamo studiata e quindi abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Poi nel secondo tempo siamo rientrati molto meglio, stavamo facendo meglio e abbiamo preso un gol in netto fuorigioco che ci ha ritagliato di nuovo. Il gol di Ceravolo. Ed è venuto fuori di nuovo la paura e lì la partita è finita. 4-3-3 in archivio, di fatto un azzardo. Epifani vara infatti il 4-2-3-1, Brugman regista al suo fianco Valzania, esterni Mancuso e Yamga. Altra novità, Falco tra le linee alle spalle di Pettinari, in difesa rientrano Crescenzi, Coda e Perrotta. Per contro il 4-3-3 disegnato da Roberto D'Aversa, conferma per l'ex Emanuele Calaiò nel tridente completato da Insigne Barai, variante non prevista. Al sesto Brugman da lontanissimo, incrocio sfiorato, subito dopo schema su rimessa laterale, Gagliolo, Barai e guizzo rapinoso di Emanuele Calaiò, 36 anni suonati, ottavo gol stagionale. In ritardo Valzania, Coda e da ultimo Perrotta, beffato dal centravanti siciliano. Il Pescara accusa pesantemente, nessuna reazione, anzi molta confusione. Ospiti ad un passo dal raddoppio, punizione di Dezzi, Lucarelli svetta di testa e timbra una clamorosa traversa. Ripresa al 15esimo, Bonino rileva Falco che non sembra gradire. Subito dopo, difesa inguardabile da Scavone a Insigne che alza la mira da ottima posizione. Bruttissimo fallo di Barai su Valzania, entrata da rosso invece il Luzzi di Molfetta estrae solo il cartellino giallo. In 60 secondi cambia tutto. Frattali decisivo su Mancuso. Capovolgimento, squadra scriteriatamente sbilanciata. Ceravolo appena subentrato a Calaiò riceve in campo aperto da Barai e faccia a faccia con Fiorillo non sbaglia. Evidente però la posizione irregolare dell'ex Benevento. Errore della terna da matita blu. Sarebbe stato da annullare. 0-2. Passano 3 minuti, difesa tagliata come il burro. Sinistro non irresistibile di Ceravolo, Fiorillo ci mette del suo, tap-in di Gagliolo, 0-3. Nel finale Bonino trova la via della rete, la prima in biancazzurro, ma al 37esimo arriva il poker di Scavone, assistito da Dezzi. Tutto troppo facile, senza dubbio un KO rovinoso. Che disfatta!
Abbiamo visto insomma come è maturato questo 1-4 oggi all'Adriatico Giovanni Cornacchi. Andiamo subito al telefono, è pronto un telespettatore. Parliamo con... Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, Semproni. Oh, Gianfranco. Buonasera. Ben risentito. Saluto tutti. Saluto tutti. No, questa mia telefonata era doverosa per tutti noi tifosi, che è molto importante. Non sono d'accordo con l'analisi fatta dal signor Fattore. Buona l'analisi seconda, la seconda analisi fatta sul presidente e sui suoi comportamenti, ok, ma sull'analisi di questa partita assolutamente non sono d'accordo, perché purtroppo il Pescara, è vero, viene dopo una settimana durissima, cambio di allenatori, sconcertante di colpo quello che non viene, lasciamo perdere, non mi voglio dilungare. Quindi per tanto questi ragazzi, il signore Pipani ha preso i ragazzi in un momento molto difficile, e non è che facile con 4 giorni, 5 giorni, sfido chiunque, giocare con il Parma, che è una protetta del campionato, tra parentesi, non mi vorrei sbagliare, ma l'anno scorso mi sembra che il Parma stava in Serie C, se ricordo bene adesso, non lo so, ha fatto i play-off per venire in Serie B, ce l'hanno trascinata a portarla in Serie B il Parma, comunque a poco importanza, che se devono portarla in Serie E, ma mi sta bene pure, io accetto tutto, non c'è problema, però che la terna arbitrale, che dopo un primo tempo che abbiamo fatto non bene, l'amore di Dio, non l'abbiamo giocato bene, perché i ragazzi purtroppo non stavano con la testa sul pezzo, e via discorrendo, dopo questa settimana, questi cambiamenti, il nuovo allenatore eccetera eccetera. Però il secondo tempo, e siamo andati negli spogliatoi sull'1-0. Nella ripresa io ho visto un ottimo Pescara, per non dire buono. I primi 7-8 minuti, 10 minuti stava la grande. Poi questo arbitro, questa terna arbitrale, anche la Rai ha detto veramente scandaloso, il gol dato del 2-0 in netto fuorigioco. Tant'è che la malafede della terna arbitrale si è vista anche nella mancanza di recupero, dove non ha fatto nessun minuto di recupero con 6 sostituzioni e un fallo pazzesco che ha fatto il... Sì, l'abbiamo detto. Sì, ma io non sto dicendo che voi non l'avete detto. Sto solo rimarcando questi punti, per l'amore di Dio. L'avete detto, ci mancherebbe altro. Però il 2-0, dal 2-0 purtroppo è stata una mazzata terrificante. Quelle è che ha piegato le ginocchia ai nostri ragazzi. Perché tutto sommato, il secondo tempo, erano entrati con un altro piglio verso la curva nord, con un altro desiderio, con un altro modo di combattere in mezzo al campo. Oh, io ho visto che in questi 10 minuti, un quarto d'ora, io il Pescara non l'ho mai visto correre in questa maniera. E vorrei ricordare che la partita di Cittadella ci sono stati 2 regali fatti da Raviolon. Capito, lo chiama Raviolon, non gliel'ha regalati un nostro giocatore, uno che non può giocare, come non può giocare il ragazzo di colore sulla sinistra, assolutamente, quello non può giocare a pallone. Per me, questo è il mio modestissimo parere. Va bene. Questi sono ragazzi che possono partire dalla Serie C, quindi il Pescara io lo giustifico e spero con tutto il mio cuore la prossima martedì sera noi saremo sulla parte sinistra e non più sulla parte destra. Arrivederci. Perfetto. Grazie. Grazie a Gianfranco Semproni. Allora 20:33, ci dobbiamo fermare per pochi istanti. Linea a Roberto Cherchi, restate con noi. Eccoci qui, allora alle 20:36 stiamo commentando questa sconfitta pesante partita oggi dalla Pescara al cospetto del Parma, una prima traumatica per Massimo Epifani, ci dispiace a tutti tantissimo, sì, però insomma lui ha assolutamente colpe relative. Sì, ma ha sentito un'intervista, ha detto mi assumo responsabilità, cioè, anzi secondo me è anche esagerato quello che ha detto, non c'è nessuna responsabilità, si è messo proprio davanti a tutti e secondo me è stato eccessivo, sottolineare la sua onestà intellettuale, anche oggi, se qualche cosa magari sì, può aver che sbagliato. Ha fatto, non oggi, so, il 4-2-3-1 forse, sì, no, assolutamente. Poi ne parleremo anche il cambio del sistema di gioco, mi auguro forse anche è stato un azzardo probabilmente. Allora andiamo al telefono, pronto Rete8 Sport? Buonasera, salve, sono Tony da Montesilvano. Tony, buonasera. Innanzitutto volevo fare gli auguri al mister, perché se li merita, perché è veramente una bravissima persona. Assolutamente. E mi auguro che dimostri anche le sue capacità.
Comunque, volevo riprendere un po' il discorso di Semprone, del signor Semprone. Ha ragione su alcune cose, sicuramente il tempo per Epifani è stato pochissimo. Però una cosa vorrei chiederla, visto che come presidente non fa molto per creare una squadra all'altezza, ma almeno che andasse qualche volta in televisione a lamentarsi sugli arbitraggi. Io non voglio dare giustificazioni ai giocatori, ma veramente almeno oggi mi sarei aspettato che questo arbitro scandaloso è quello di Cittadella, perché non dimentichiamo che il rigore a noi ce l'hanno dato contro, ma due su Balzania non ce li hanno date, sì. E come giustamente li avevi rimarcati tu la settimana scorsa. Come no? Vorrei che almeno il presidente una volta dicesse, anche per ricreare un po' di ambiente, per dire: signore, io ritiro la squadra, io non me la sento più. No. Voglio dire, almeno si tirerebbe addosso qualche simpatia di qualche sportivo, di qualche spettatore che comunque ha cacciato i soldi per l'abbonamento e no, che continua ad andare allo stadio nonostante le delusioni. Grazie Tony. Di nulla. Grazie. Buona serata e complimenti per questo intervento. Allora, Io mi auguro, proprio per Epifani, che martedì veramente possa fare il risultato, perché non oso pensare, se dovesse andare male la partita, il primo a pagare le conseguenze è lui, che non c'ha nessunissima colpa. Certo. Ecco l'assurdo. Noi ci salveremo perché 12 punti ci faranno, però io, sai quella mia paura, dovesse andare male col Carpi, il presidente cambia allenatore. Non credo. Non credi. Io guarda, ormai non credo perché non può. Poi c'hai Avellino fuori. Vabbè, ma non vuol dire, può darsi anche che Pescara vince col Carpi e vince con l'Avellino. Non possiamo fare. Ma io spero che vinca. I maghi. Spero allora, che vinca. No, ti ho detto, non voglio pensare che non vinca col Carpi. Certo, è una situazione, tu dici, pericolosa. Pericolosa. Il problema di fondo è che questo allenatore ha detto anche in settimana che qualcosa voleva cambiare. E la bacchetta magica non ce l'ha nessuno la bacchetta magica, e quindi deve avere anche il tempo, secondo me, di lavorare su questo organico. Forse la partita col Carpi da un lato può essere positiva, esatto, perché non si parla più della sconfitta col Parma, perché già si pensa alla partita odierna. Dall'altro lato potrebbe essere anche un aspetto negativo, perché di lavoro proprio sul campo ne puoi fare poco, e quindi io credo che, come ho detto poc'anzi, credo che debba dare delle certezze a questa squadra, perché purtroppo con lui che ha disputato una sola partita e anche con l'allenatore precedente, questa squadra a volte ha delle amnesie, ha proprio dei blocchi, soprattutto in difesa. Io posso citarti la rimonta che abbiamo subito a Salerno, prendiamo il 2-2 al Alessandro 90. È tutto giusto quello che dici, però ci sono dei numeri. Ci sono dei numeri, sì. Adesso non possiamo neanche, scusami Massimo se ti interrompo, non possiamo neanche in questo momento fare un raffronto tra il lavoro di Zeman e questo allenatore. Questo mai, questo non mai, perché non, questo non, mai, però ci sono dei numeri. Tu dici, sì, la squadra ha palesato incertezze nelle provie. No, aspetta, nelle ultime 10 partite, parlo della gestione di Zeman, soltanto 8 gol distribuiti in 4 gare. Sì. Significa che in 6 delle ultime 10 partite di Zeman, Fiorillo non ha incassato gol. È vero. Quindi mi sembra che fosse stato raggiunto anche un equilibrio. Oggi... Il problema era invece la fase offensiva, perché il Pescara aveva segnato solo 5 gol in 10 partite. È vero. Diciamo che il problema era opposto. Oggi invece purtroppo 4 gol in 90 minuti e in settimana abbiamo sentito giocatori su tutti Campagnaro ha dichiarato testualmente: adesso lavoriamo di più sulla fase di non possesso, cosa che non avveniva prima, e i risultati non mi pare che siano confortanti. La partita di oggi è stata una sconfitta che ci sta. Effettivamente il 2-0 era, adesso io non voglio fare l'avvocato difensore del Pescara, assolutamente. Poi nei miei interventi sono sempre molto tranquillo. Poi assolutamente, non devo niente a nessuno. Fare nessun raffronto. Però in effetti il secondo gol
è quello che ti ha praticamente massacrato. Certo. Ed era, io la partita non l'ho vista, l'avevo vista da casa, ma era evidente. Che io credo che l'unica verità che emerge in questo campionato, e siamo alla trentesima, ormai la verità è venuta fuori nella sua interezza. Questo organico, e noi lo diciamo da mesi, almeno io lo dico da mesi, è inadeguato all'obiettivo fissato dalla società, questo è tutto. Ovvero il raggiungimento dei playoff. Questo è poco ma sicuro. Se fossero arrivati, se arrivassero, ma io non ci credo più perché insomma adesso bisogna pensare alla salvezza, sarebbe un miracolo a mio avviso. Non invece dire se non arrivano i playoff sarebbe un fallimento. Secondo me questo è proprio sbagliato il punto di vista. No, non è un fallimento perché ci sono delle squadre probabilmente meglio attrezzate del Pescara. E lì un po' nasce un po' tutto, perché questa la situazione odierna è figlia di tanti mesi dove soprattutto poi l'avvento di Zeman, dopo quello che era successo 6 anni fa, ci aveva ovviamente fatto... ci aveva creato delle aspettative, ovviamente diverse, senza considerare che poi ci sono dei valori completamente diversi tra quella squadra e quella di quest'anno. E il problema è che è una situazione che da tanti mesi che si trascina, un po' complicata, con un quadro odierno che vede effettivamente un clima di contestazione nei confronti della squadra. Non è bello, e non è bello secondo me anche per i giocatori che in questo momento indossano la maglia del Pescara, perché effettivamente io credo che possano essere anche un po' frastornati da tutto quello che sta succedendo. Quindi diciamo che da tifoso del Pescara e anche da addetto ai lavori io mi auguro che veramente che questo prodotto locale, perché Massimo poi è un pescarese, possa trovare in qualche modo una soluzione affinché questa squadra... È chiaro, ma ce l'auguriamo tutti. Questo ce l'auguriamo tutti, assolutamente. Allora, andiamo al telefono e poi ti do la parola. Aldo, pronto Rete 8 Sport? Buonasera Massimo, sono Mario. Salve Mario. Niente, volevo dire un paio di cose. Sì. La prima, che purtroppo o per fortuna, non lo so, non sempre le ciambelle riescono col buco. E questo a buon intenditore poche parole. Poi volevo un attimino correggere il signor, col massimo rispetto, per carità, il signor Fattore, quando parla di un presidente bravo a fare i conti, pare che il dottor Mancinelli non la pensi proprio come Sebastiani. E adesso aspettiamo le decisioni del giudice dell'Aquila. Questo è quanto, buonasera a tutti, grazie. Perfetto, Aldo, vuoi replicare? Io per quello che ne so, il Pescara gli stipendi li paga con puntualità, tutti dicono che la gestione sia precisa. Poi io non so chi conosco di nome questo dottor Mancinelli, sì. Ma onestamente... Onestamente no. Si riferisce ai risultati dell'ispezione. C'è stata una relazione molto dettagliata dottor Mancinelli, Massimo, che è passata anche dura, devo dire, nei confronti di due bilanci. Però è una cosa ancora da capire e da appurare. Però io una cosa so, leggendo i giornali, che praticamente oggi il 60% delle società, dalla Serie C alla Serie B, bisognerebbe affondare veramente il bisturi. Se si affondasse il bisturi, un sacco di società si troverebbero indebitate. Io lo leggevo un articolo proprio su, si troverebbero indebitate con queste. Tu sei molto addentro a queste cose, come plusvalenze, non plusvalenze. Io sono addentro, però io faccio esercito un altro tipo di lavoro. No, allora io le informazioni che leggo su quello giornali, che succede, le leggo sui giornali e ti posso dire che non sono in grado di poter dare un giudizio, perché probabilmente ci saranno delle anomalie, cioè questo tecnico lo so. Però quello che vedo in questo momento, nonostante io credo che il male, uno dei grandi problemi che ha avuto questa società è stata proprio già dall'anno scorso una comunicazione sbagliata, inappropriata, perché il risultato odierno è che c'è un ambiente che è totalmente contrario al nostro presidente, che avrà 2000 difetti, per l'amor del cielo. Però sicuramente in questo momento a Pescara gli argomenti quotidiani, perché siamo una città dove si vive di calcio 24 ore di 24,
sono questi, sono il tribunale, il ripeto che torna. Sì, quando... sono d'accordo. E, però... io credo invece, caro Aldo, io credo, nonostante io su delle, sulla gestione che c'è stato del Pescara non possa essere ovviamente favorevole, io credo che veramente, e lo dico proprio a cuore aperto, io credo che in questa città si debba in attimino ritornare a dei livelli di normalità. Sai perché? Perché mi sembra che in questo momento ci sia il tutti contro tutti, cioè credo che, mi sembra che lo sport preferito sia sputare veleno tra tutte le componenti di queste città. Invece, per l'amore che nutro nei confronti del Pescara, per quello che è stato mio padre, per quello che proprio è stata anche la mia famiglia e per quello che ci ha dato Pescara, io credo che invece questa squadra si debba in qualche modo salvare. È chiaro. Salvare. E io credo che la cosa principale è che si comincia anche a calmierare l'umore della gente, perché in questo momento ovviamente c'è un'elettricità tale che credo che non porti giovamento. No, ma... poi il discorso del tribunale avrà una... Sì, però la domanda, scusa, sì. Alessandro, è tutto giusto quello che dici, ma l'elettricità chi la crea? L'elettricità, non è che detto, ma io te l'ho detto, sì, l'elettricità, cioè, l'elettricità si è creata dall'anno scorso, cioè il quadro odierno, Massimo, nasce da tutto quello che è successo l'anno scorso, dalla costruzione, ed è stato sempre una telenovela che ti porta a una situazione. Cioè, chi dovrebbe porsi qualche domanda? Lo so, siamo d'accordo, però... E mi auguro, perché poi c'è anche il detto che sbagliare umano, perseverare diabolico. Certo. Io credo veramente che con tutto quello che sta succedendo a Pescara, tanti errori che sono stati fatti in tanti frangenti, si possono in qualche modo col tempo riportare alla normalità e ripartire ovviamente con un clima diverso. Quello che voglio dire è che io non sono assolutamente, non sto parlando, a me risulta che il Pescara come società è una società a posto, sotto tutti i punti di vista. Io la mia critica è solo alle decisioni per quanto inerente alla squadra, le parti tecniche, perché non mi permetterei mai di, certo, non avendo le carte, quindi allora, però quando dico il 60% di società, non ho detto che c'entra di mezzo il Pescara, ho detto che è un sistema. È un sistema dove c'è un elemento che è comune a tutte le squadre, che è una carenza di liquidità. Esatto. Oh, e allora detto questo, voglio dire, detto questo, ovviamente bisogna cercare di arrangiarsi. Io un giudizio proprio specifico non lo posso dare. No, non è che non lo posso dare, non lo voglio dare. Assolutamente. Perché se tu mi parli della fase difensiva, io ti dico, speriamo che il campionato finisce domani, così i giocatori a scadenza la maglia del Pescara non la indossano più. È chiaro. Si rifà una linea di difesa. Un attimo solo, vi devo interrompere, se no qui non andiamo in onda la prossima telefonata e chiediamo scusa per l'attesa. Pronto, Repiatto Sport. Buonasera Massimo, buonasera ai presenti, sono Alessandro da Pescara. Salve Alessandro. Nessuna scusa, perché è sempre un piacere parlare con voi, quindi possiamo aspettare qualche minuto. Grazie. Grazie per la fiducia. Niente, io volevo toccare velocemente alcuni punti. Mi fa piacere che si cominci un attimo a parlare di, fa piacere tra virgolette naturalmente, che si cominci a parlare un po' di questi conti, perché adesso, senza andare nello specifico, tutto quello che trapela non mi lascia tranquillo per il futuro, sinceramente. Speriamo, spero di sbagliarmi, spero che sia come dica il signor Fattore. Alessandro Alberti ci fa giustamente riguardo l'ambiente un po', diciamo, non sereno, e purtroppo anche qui secondo me il presidente deve fare la sua brava autocritica. Tutto qua. E poi niente, per quanto riguarda la squadra, Pifani è arrivato adesso, però sinceramente oggi sembra una squadra che giocava per la prima volta insieme. Sì. E quindi forse sì, bisogna cambiare qualcosa, però forse Pifani dovrebbe ripescare almeno una parte del lavoro buono che Zeman aveva fatto, un po' più di
di umiltà, ecco, per mettere la squadra in campo, sinceramente. A me oggi la prestazione mi ha preoccupato, adesso non so a voi, ma sì, sinceramente... No, secondo me è stato un azzardo cambiare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, questo insomma è il mio punto di vista, ma assolutamente è solo volto a costruire, per carità. Però sì, mi è sembrato che oggi la squadra non avesse quell'equilibrio auspicato in settimana, ecco, tutto qui. Sì, no, ma noi siccome comunque i fani tutti quanti vogliamo bene, assolutamente, l'interview l'ha fatto bene, penso e spero che lui abbia capito che anche lui ha sbagliato veramente oggi, no? Certo. Chiaramente l'interesse di tutti noi raggiungiamo questa salvezza, che non mi sembra una cosa semplice, almeno per quanti preati, però speriamo di potercela. Benissimo. Un'ultimissima cosa, sì. Riguardo il Parma, non ci dobbiamo meravigliare per i favori che riceve, perché io mi ricordo Parma forte, non l'anno scorso. Bravissimo, lo volevo dire pure io. È stato qualcosa di scandaloso, perché Mamma dice Dino ha dato una lezione di calcio da Versa. Incredibile. E un'ultimissima cosa, poi vi lascio, mi auguro che... Cioè, quando Alessandro Lucarelli si ritirerà, il calcio sarà un giorno lieto, perché è troppo scorretto questo giocatore. Scusate, io quella cosa che ha fatto a Mancuso all'andata non riesco a digerire. Sì, bravo. Non so se lo ricordate. Sì, ricordo perfettamente, ha ragione. Beh, piuttosto focoso, diciamo così, piuttosto focoso. No, vabbè, ma anche molto provocatore, una protesta continua. Sì, mi ricordo che provocò a dovere, sì, è vero, provocò tantissimo Mancuso in occasione del girone di andata e l'arbitro lasciò correre. Il Parma è stato aiutato lo scorso anno, ha ragione il telespettatore, ha ragione anche... è stato di peso portato in Serie B. Sì, io ricordo la semifinale col Pordenone, qualcosa di scandaloso, perché la direzione arbitrale, insomma, non possiamo definirla in altro modo. Il Pordenone avrebbe meritato sicuramente di andare in finale, invece ci andò il Parma, che riuscì a battere con merito, devo dire, poi l'Alessandria, per carità, perché la finale Firenze. A Firenze, però il Parma fu aiutato l'anno scorso, questo è oggettivo, è un dato incontrovertibile, al di là delle capacità di Roberto D'Aversa, perché non stiamo qui discutendo delle qualità di Roberto, che rimane un amico, però il Parma l'anno scorso, insomma, in semifinale è stato portato in finale. C'è Sceicchi dietro, Ciò nonostante D'Aversa nelle ultime settimane sembrava sempre un allenatore in discussione. Sì, tre domeniche fa era in discussione. E ciò ti fa capire che evidentemente tante problematiche che vediamo a Pescara probabilmente sono comuni anche in altre piazze. Oh, per quanto riguarda l'ispezione, no, perché insomma era arrivata la telefonata di Mario, dobbiamo soltanto precisare, c'è stata un'ispezione da parte del Tribunale dell'Impresa, l'ispezione del dottor Mancinelli, che ha ravvisato delle anomalie in merito ai bilanci 2015-2016 dopo le contestazioni dell'ex amministratore Danilo Iannascoli, ex amministratore del Delfino, attuale socio comunque del Delfino, detiene il 27% del pacchetto. Adesso sarà il tribunale a decidere, quindi dobbiamo solo aspettare, entro un mese sapremo qualcosa. Ci saranno anche le controriduzioni, il ricorso, non so se si chiama così, da parte del Pescara, una cosa abbastanza lunga. Il dottor Mancinelli ha fatto una relazione piuttosto dettagliata, anche dura, sembrerebbe, però adesso la decisione spetterà al Tribunale delle Imprese. Io una cosa volevo dire, Massimo, l'importante è che la squadra si salvi e che venga rimesso tutto a posto per l'anno prossimo, perché non vorrei che si facesse la fine di Ancona, di Lanciano, di Macerata e oltre, perché poi se una retrocessione in C sarebbe una cosa molto difficile. Io sostengo, tu hai detto una cosa giusta, che mi trova concorde, è che se Pescara non dovesse andare ai playoff e fa un campionato di transizione, difende la categoria, non è un disonore, non è una cosa di cui ci dovremmo ovviamente vergognare. Assolutamente no, anche perché le caratteristiche dell'organico sono quelle, cioè secondo me, io forse sarò di parte, non lo so, io credo di essere abbastanza obiettivo, secondo me Zeman stava facendo un buon lavoro, certo non abbiamo visto la mano di Zeman, ma perché le caratteristiche dell'organico non erano congeniali al tipo di calcio di Zeman, quindi secondo me stava facendo il suo, anzi stava facendo molto di più di quello che mi sarei aspettato con questo tipo di organico, e che evidentemente per i ritmi che sta prendendo il calcio si fa fatica a dare tempo agli allenatori che lavorano. Io poi risottolineo, anche a costo di essere
ripetitivo è il fatto che secondo me quando si retrocede dalla Serie A alla Serie B c'è un trauma, sì, nonostante la teoria del paracadute. Guarda qui Fiorillo, poteva fare decisamente meglio. Vabbè, ma è una partita così. Un tiro tutt'altro che irresistibile, vabbè, dicevamo, no? Sul 2-0 è stato come un pugno da KO, squadra si è disunita. No, perché scriveva così un amico da casa, fate rivedere il gol. Sì, Fiorillo ha sbagliato, insomma ha fatto male. Ma Fiorillo cosa ha combinato sul terzo gol? Lo potete fare rivedere, l'abbiamo già fatto rivedere nella sintesi, adesso l'abbiamo riproposto. Allora è riproposta l'azione. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Salve, buonasera. Buonasera. Sono Francesco, chiamo da Pescara. Salve Francesco. Allora, io oggi non vorrei parlare della partita. Sì. Ma presto a poco vorrei parlare di un aneddoto che è successo a fine partita, dove il mister Massimo Epifani, no? Uh-huh. Incitava i ragazzi ad andare sotto la curva. Sì. Con la mano ha fatto il gesto di andare sotto la curva. Io stavo in curva nord e si vedeva, dove tutti quanti dicevano ai ragazzi di non venire sotto la curva, perché era umiliante. Infatti c'era Brugman e Fiorillo, forse quei due non volevano venire. E lì c'è un po' l'inesperienza di Massimo Epifani, dove se tu perdi 4-1 e noi, i ragazzi della curva, abbiamo, diciamo, una prospettiva dove anche il presidente ci ha detto sempre che noi siamo da playoff, ma perdiamo 4-1 in casa, per cui tu, mister, non li fare venire sotto la curva, no? Fai in modo di farli andare subito negli spogliatoi. Perché noi le aspettative nostre sono altre, ci hanno detto che noi dobbiamo fare i playoff. Così ci ha detto il nostro presidente, ma noi sappiamo, siamo pienamente consapevoli che noi non siamo da playoff, ma adesso o c'è Zeman o c'è Epifani, noi siamo da playoff a prescindere. Per cui oggi io ho visto l'inesperienza del nostro allenatore, e dove mister, qua non è il San Nicolò, tu non stai allenando il San Nicolò, stai allenando il Pescara, per cui devi prendere più posizione. Pure una cosa brutta, abbiamo perso, via, boh, via, si va dentro gli spogliatoi. Lo stesso con il Cassi, se tu pure martedì perdi con il Cassi non sai niente, sono solo due partite, avrai modo di fare bene, tanto tu sarai il nostro allenatore fino alla fine. Punto, secondo me è così. No, sei stato molto chiaro. Bene. Francesco, chiarissimo, direi chiarissimo. Okay, ciao. Grazie a Francesco, tifoso, quindi devo arguire proprio della Curva Nord. Allora, 21 in punto, ci dobbiamo credo fermare, Roberto, vero? Sì, Massimo. Ci dobbiamo fermare, seconda pausa pubblicitaria, ricordiamo che il Teramo giocherà domani sera contro il Sant'Arcangelo, si torna a giocare di domenica nel girone B del campionato di Serie C, partita fondamentale, chiave salvezza per la squadra di Ottavio Palladini, che ha centrato il primo successo sulla panchina biancorossa proprio la scorsa settimana, una settimana fa, in quel di Padova, sul campo della capolista, che non aveva mai perso sino a una settimana fa davanti al pubblico amico, una vittoria importantissima, una vittoria anche meritata, sì. C'è stato un pizzico di fortuna perché sullo 0-0 il Padova ha sbagliato il rigore, bravo Bifulco a respingere anche il tap-in dello stesso giocatore che si era incaricato di battere il penalty, e poi ci sono stati due gol, il primo straordinario di Bacio Terracino e poi il secondo di Graziano alla prima rete in maglia biancorossa. Mi hanno detto che Repetto vorrebbe portare a Pescara, un ottimo giocatore. Bacio Terracino è molto bravo, è un classe 92, lo scorso anno a Lumezzane insieme con Varas giocava. Varas comunque che potrebbe tornare domani. È vero quello che dici te, che ha avuto un po' di fortuna, ma quanta sfortuna ha avuto il Teramo? D'accordo, ma ci vuole, no? Quando giochi sul campo della capolista è chiaro che 9 su 10 la perdi, un pizzico di fortuna ci vuole, e poi quel pizzico di fortuna è stato bravo il Teramo a sfruttare la situazione nel migliore dei modi e portare a casa una vittoria, ripetiamo, forse di vitale importanza è stata in chiave salvezza. Perché ha due partite in casa. Sono d'accordo con te. Allora ci fermiamo per la seconda volta, restate con noi.
Torniamo in diretta da studio, ricordiamo dunque Pescara-Carpi, partita di recupero martedì prossimo 13 marzo con inizio alle 18, stesso orario si recupererà Bari-Spezia. Diamo lo sguardo anche ai post che sono stati inviati sulla pagina Facebook Rete 8 Sport. Arbace di Cecco scrive: scelta azzardata del nostro presidente, affidare una squadra mediocre e senza esperienza per la categoria ad un allenatore che malgrado la sua esperienza in campionati dilettantistici non ha nessuna conoscenza della Serie B. Zeman con questo manipolo di giovani stava facendo veramente un miracolo, riuscendo a galleggiare poco sotto i playoff. Io purtroppo la vedo veramente dura, la prima occasione che si è presentata ha subito esonerato chi avrebbe portato questa squadra a una salvezza tranquilla. Sì, salvezza, perché il materiale umano a disposizione è davvero inadatto per un campionato di vertice, vediamo di salvarci. A salvezza acquisita, tutti a San Gabriele a ringraziare il patrono d'Abruzzo per l'avvenuto miracolo. Ciao Massimo, ciao Arbace, un amico, ringraziamo Arbace, andiamo al telefono. Preciso, pronto, perfetto, questo perfetto. Infatti io lo vado dicendo da mesi, insomma, in sintesi ha scritto quello che penso io. Parliamo con... Pronto? Sì, buonasera. Ciao, sono Carlo, buonasera. Ciao Carlo, ciao Carlo. Siamo un po' tristi. Siamo veramente tristi. A parte, diciamo, le sviste arbitrali, sì, il Pescara ha bisogno di crederci, ma deve crederci nel vero senso della parola. Zeman, il cambio di Zeman con Epifani è importante sotto vari aspetti. La squadra di Zeman ha la sua credibilità, aveva la sua credibilità, quella di Epifani deve dimostrarlo. Sì. È chiaro, a questo punto perorare l'indirizzo tecnico di Epifani, eccetera, eccetera. Bisogna che Sebastiani e Repetto si stringano attorno al nostro 11. Il momento, secondo me, è delicato. Per rispondere a Sembroni, un abbraccio e uno sguardo all'avvenire. Panini imbottiti, l'anno 1982 è stato uno dei migliori per le gassose. E bisogna un po' essere creduloni. Forza Pescara, comunque. Vabbè, sempre molto simpatico Carlo, grazie Carlo, che alleggerisce sempre, devo dire, e fa benissimo. Allora, non so se è pronta un'altra telefonata, altrimenti, ecco, questa è di nuovo la classifica del campionato di Serie B, la rivediamo insieme, però direi a Roberto di farci vedere come si è presentata oggi la squadra, come è stata schierata, il sistema di gioco è cambiato, in archivio il 4-3-3, lo aveva fatto capire comunque Epifani alla vigilia di questa partita, Brugman centrale di metà campo e l'altra variante Falco nella posizione di trequartista. Vi ha convinto questo cambio di modulo? Secondo me oggi lui non, se fossi stato io l'allenatore non avrei cambiato, avrei continuato sulla stessa falsariga della squadra di Zeman tenendo tre a centrocampo. Lui ha voluto cambiare e purtroppo il risultato non è stato ottimale, anche perché gli serviva come vederla ben la situazione, perché un fatto è vederla in allenamento e un fatto in campo. Diciamo che adesso spero che col Carpi azzecchi la formazione giusta, perché ci serve, se non altro, a portare a casa perlomeno un punto. Secondo te Alessandro? Dobbiamo aspettare qualche settimana per vedere se questo allenatore ha trovato, diciamo, la quadra come sul piano tattico. L'aveva detto che qualcosina cambiava, oggi è andato male, ripartiamo e pensiamo a... Ma era così da buttare via il 4-3? Io non dico che magari centrocampo devi giocare con tre attaccanti, però puoi fare anche il 4-3-1-2, il centrocampo l'avevi sentito. Però il 4-3 era così da buttare via, secondo te? Cioè oggi la squadra sinceramente mi è sembrata priva di equilibrio. Io l'ho vista in questo centrocampo momento. C'hanno... Ma è una squadra, questa è una squadra che c'ha dei problemi vari. Io, se fossi stato nell'allenatore del Pescara, avrei cambiato il sistema di gioco, anche per cercare di trovare una reazione anche diversa negli interpreti. In realtà la novità di oggi è stato
il giocatore che è arrivato da Chievo nel 96, aiutami. Yamga, sì, vabbè, aveva già giocato con Zeman. Sì, aveva fatto qualcosa. Evidentemente durante la settimana lui ha avuto delle risposte che evidentemente poi il campo ha smentito con tante attenuanti. Io credo che per vedere il lavoro di questo allenatore e dargli una valutazione bisogna inevitabilmente aspettare anche i prossimi test, sì, i prossimi esami. Non è una critica all'allenatore, io però prendo... Scusate, complimenti al Montesilvano calcio a 5 femminile che ha vinto la Coppa Italia, Aline porta il Montesilvano nella storia. Coppa di rigore, la prima volta che accade, non si scorda mai, ci sono voluti tiri di rigore contro Cagliari, degna conclusione, una finale tirata ed equilibrata dall'inizio alla fine che tutti hanno avuto modo di vedere grazie alla diretta televisiva di Sport Italia. Alla fine la Coppa Italia di Serie A femminile viene alzata dal Montesilvano per la sua prima volta appunto nella storia. Complimenti, complimenti vivissimi, complimenti di cuore. Dicevo a lui, per esempio oggi è stata sintomatica la prestazione oltremodo negativa di Mazzotta. Sì. Era abituato a giocare in un certo modo, oggi sembrava un pesce fuor, non so se... Sì, anche io ho avuto la stessa sensazione. Sembrava un pesce fuor d'acqua, gli mancavano i punti di riferimento, sì. Quindi ecco perché dico, molto probabilmente, magari col Carpi ci sta, cambi, oggi però... Oh. Ognuno vede le cose in una certa maniera, non sono io che debba giudicare. No, assolutamente. Giudicare. Però questa è stata la sensazione, ci possiamo sbagliare per carità, però la sensazione è stata questa. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, Francesco da Montesilvano. Salve Francesco. Ciao, niente, allora io volevo fare un applauso a te, non per piaggismo, ma solo perché sei stato l'unico che non hai difeso, ma hai detto sei stato sempre obiettivo su Zeman. Il signor Brugman, che è uno di quelli che ha lavorato contro Zeman, si è visto oggi cosa vale a centrocampo? Nulla. Non fa filtro, non fa niente, non ha fatto niente. E Campagnaro che ha detto quelle cose, a che equilibri hanno trovato? Ma l'ha visto la gente la partita oggi? Oggi il Pescara non esisteva. Oggi abbiamo visto la cosa più scandalosa, io non ho mai detto male del presidente, ma questo è stato, se è vero come è vero, che Zeman c'ha un figlio malato ed è andato a trovare il figlio a Roma e lui ha trovato quella scusa per tacciarlo, è una cosa vergognosa. Sono sicuro che ha trovato una scusa, voleva, si credeva che faceva 13 come Conotto? Oggi è arrivato e ha dato subito a far vincere la squadra. Si è visto dopo che è tornato a Udine con i giocatori cosa fa, è un ottimo allenatore, giocava in orizzontale però li sa far giocare. Io mi dispiace, voi non dovete difendere perché è uno di Pescara, perché ha giocato col Pescara, ma che ha allenato questo qui? Questo, come hai detto tu, dei giocatori che ci abbiamo, che il presidente parla di Capone come il miglior 99, però non hanno giocato manco in Serie C, l'hai detto tu nel servizio, io l'ho postato sul gruppo Zeman e mi ha mandato come si può dire, positivo il signor, quello che scrive sul gruppo Zeman, no, per te. No, io ho solo detto, intanto su Epifani non sono d'accordo. No, comunque, Epifani non ha allenato niente, ha dimostrato grandi capacità in categoria inferiore, sicuramente. Io lo conosco, c'ho pure parlato, però ti dico, Francesco, sta prendendo la colpa. No, aspetta, però, Francesco, però fammi dire. Francesco, fammi dire. Non è difendibile. Sì, però fammi dire una cosa. Allora. La differenza è sostanziale tra... Nonostante il Ventino hai difeso sempre non, Zeman. Non posso... Allora, la differenza sostanziale è tra Massimo Oddo e Massimo Epifani. Allora, Massimo Oddo è stato preso alla penultima giornata del campionato 2014-2015, cioè se tu non la vinci con Livorno rimani in B comunque. Massimo Epifani invece deve ancora centrare la salvezza, quindi una situazione completamente diversa. Aspetta, seconda cosa, Massimo Epifani viene da 4 anni, sono 5 anni che allena tra Miglianico e San Nicolò. A San Nicolò ha vinto il campionato di eccellenza e ha fatto 3 grandi stagioni in Serie D, centrando 2 volte il playoff. Aspetta, fammi finire. Massimo Oddo invece aveva allenato gli allievi B del Genoa. È la primavera del Pescara, quindi c'era anche una differenza nel bagaglio, se vogliamo. È chiaro che Massimo poi ha dimostrato di essere molto bravo, però ti voglio dire, se noi prendiamo l'esperienza Epifani con quella che ha fatto Oddo, Oddo è stato campione del mondo, d'accordo, però allenato gli allievi del B del Genoa è la primavera del Pescara. Epifani la gavetta l'ha fatta in parte, la gavetta l'ha fatta. Differenza, però guarda che Zeman stava a 3 punti dai playoff con 2 partite
da giocare, è stato cacciato dal presidente perché l'ha avuto cacciato e perché sapeva che ci sta, non lo fa parlare di Moggi e compagnia bella, perché sono sicuro che è una cosa del genere. No, ma io, Zeman è stato proprio messo a rogo, sì. Oggi la gente non parla, io vado in curva sud, un vecchietto mi si è avvicinato, lui mi ha venuto a salutare, ha detto tu sei quella persona con cui abbiamo parlato l'altra volta. Oddio, tu dici le cose giuste. No, se io sono poveraccio, sono povero tifoso sportivo, sono sportivo. Zeman, tu l'hai detto l'altra volta, prima è un grande uomo. Un grande uomo. No, ma io spero che c'ha il figlio malato. Francesco, io non so i motivi, però io vado per logica. Io non è che ho difeso Zeman perché non può essere contestato assolutamente, perché molte volte io pure non ho condiviso qualche scelta che ha fatto. Il problema io ho sempre contestato, Francesco, ho sempre contestato, ho discusso l'impostazione di questa stagione. Cioè, se tu prendi Zeman lo devi sposare in toto, altrimenti non c'è proprio motivo di riprenderlo e richiamarlo. Tutto qui, il mio ragionamento è questo. Io l'ho postato sul gruppo Zeman, il tuo servizio, l'ho postato sul gruppo Zeman, fa paura quel che hai detto tu. Tu sei stato. Io ti ringrazio, però vabbè, tu sarai d'accordo con me, ci saranno tante persone che invece non sono d'accordo con me, ma è giusto che sia così. Tu sei l'unico. Va bene. Francesco, grazie, grazie per questi complimenti, mi stai facendo arrossire, ma ce ne sono tanti altri telespettatori che non la pensano come me e ci sta, io ho solo contestato l'impostazione, cioè non c'è logica, se tu prendi Zeman è un unicum, lo ripeto per l'ennesima volta, perché si conoscono benissimo i suoi pregi, ma anche i suoi difetti, quindi o lo sposi in toto, oppure non c'è ragione di riprenderlo, oppure se non riesci a fare quello che ti chiede Zeman, perché ci sono state delle oggettive difficoltà in estate a togliere dei giocatori che non erano graditi all'allenatore perché aveva una sua mentalità, una sua impostazione anche logica dal suo punto di vista, non puoi alzare l'asticella, cioè non puoi dire che questa squadra se non fai playoff è un fallimento, tutto qui, è un ragionamento secondo me anche logico, all'inizio, coerente. Ecco, esatto. All'inizio ti dicevo non era da prendere, infatti. Non è da prendere, una volta che lo prendi. Se i fatti sono quelli che abbiamo raccontato, sarebbe stato meglio non prendere. Bovo, certo. Stendardo. Certo. Anche perché lui auspicava un ricambio generazionale che non è mai avvenuto. Ci sono state delle oggettive difficoltà, ripeto, non è che Sebastiani non abbia voluto vendere, no. Ci sono state delle difficoltà. E poi c'è stata la querella dialettica. E poi ci sono state, c'è stato un duello mediatico che ha portato a quello che abbiamo raccontato una settimana fa. Allora, 21:19, scusa Aldo, ci dobbiamo fermare per l'ultimo. Ultima volta, pubblicità, linea a Roberto Cherchi. Abbiamo circa 4 minuti, ti do la parola, ricordo ancora una volta la vittoria, il trionfo del Montesilvano Calcio a 5 femminile in Coppa Italia, per la prima volta nella sua storia ha vinto questo trofeo prestigioso, ambitissimo, ha battuto ai calci di rigore 5-4 il Cagliari, il futsal Football Cagliari. Aldo. Per chiudere il discorso sul Pescara, consentimi di dire questo, mi ha fatto molto piacere che sia tornato Giorgio Repetto, perché lo ritengo una persona molto 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 valida. Voglio sperare che Sebastiani e che faccia in maniera che Sebastiani sbagli il meno possibile, perché Giorgio ha la personalità per tenerlo un po'. Giusto quello che dici su Giorgio, è un competente, ma lo sappiamo da anni, è stato per 12 anni al mio fianco in questa trasmissione. Io vorrei fare invece, vorrei elogiare anche Peppino Pavone, che ha rassegnato le dimissioni, certo, una cosa che non fa più nessuno in questo mondo, e devo dire, insomma, chapeau. Lui è Nicola del Crotone. Sì, è stato coerente, d'altronde anche lui era stato una bandiera quando giocava del Pescara. Si è comportato da bandiera, da persona per bene. Persona che è arrivata in punta di piedi nel 2014 ed è andato via era giusto che si togliesse. Ha detto bene Alessandro, una persona per bene. E si è comportato da persona per tu bene. Tu dici era giusto, però non lo fa nessuno. No, è una rarità, però c'era una situazione talmente di conflitto, conflittuale, che credo che lui legatissimo nell'interesse di tutti ha fatto una scelta giusta, se non si senteva partecipe ovviamente del progetto, di quello che si stava verificando. E comunque massima ammirazione nei confronti di Peppino Pavone. 21:24, dobbiamo quasi chiudere. Teramo Sant'Arcangelo, ore 20:30, domani la vedrai la partita, Aldo? Ma io in domani sera mi piacerebbe vederla, quindi mi auguro che il Teramo vinca. Sì. Perché c'è due partite in casa, Sant'Arcangelo e Albino Leffe. Esatto.
sono stato contentissimo della vittoria di Padova e principalmente della prestazione di quel ragazzino Ventola. Sì, Ventola, che dice è tornato che, dopo due mesi. Dopo due mesi dice che ha fatto una grandissima partita. Io non l'ho visto quella di Padova, ha fatto una grandissima partita. È un 97, giocatore che fu lanciato da Oddo due anni fa nel campionato che Giorgio Repetto ha portato a terra. Sì, Avellino, ad Avellino giocò addirittura a terzino sinistro. Titolare, sì. Titolare, giocando, giocò una grandissima partita. E quindi poi tu lo sai, io sono... Sì. Sono legato anche a Luciano Campitelli e spero lui sta vivendo un periodo un po' così, però mi auguro che ne esca nella maniera migliore. Le probabili formazioni e chiudiamo: il Teramo col 3-4-3 che è stato adottato nella trasferta di Padova da Ottavio Palladini, Bifulco tre pali, Caidi, Speranza e Sales trio di centrali di difesa, Varas che rientra dopo la squalifica ma non si sa se giocherà, però insomma lo diamo informazione, Varas e Ventola esterni, Graziano e Ilari nel cuore del reparto nevralgico, davanti il tridente Bacio Terracino, Gondò, San Domenico, il Sant'Arcangelo 4-4-1-1, Sant'Arcangelo di Cavasin, insomma allenatore che conosciamo tutti, anche allenato in Serie A e in Serie B, Bastianoni tre pali, Maini, Briganti, Lesiac e Sirignano a comporre il reparto arretrato, Semedo e Bussaglia esterni di centrocampo, di Sant'Antonio Dallabona in mezzo e poi davanti Capellini nella terra di nessuno, alle spalle di Strecali che io non conosco, l'arbitro Davide Miele di Torino, inizio ore 20:30, vediamo il quadro completo degli incontri e poi ci saluteremo, domani la 29ª giornata alle 14:30 Albino Leffe Ravenna e Sud Tirol Renate, alle 16:30 Triestina Vicenza e Mestre Pordenone, alle 18:30 Fermana Reggiana, alle 20:30 Gubbio Feral Pisarò Teramo Sant'Arcangelo, lunedì alle 20:45 il posticipo di fronte Bassano e Padova, riposano Fano e San Benedettese, uno sguardo veloce anche la classifica Roberto, così memorizziamo un po' la situazione, rinfreschiamo la memoria perché il Teramo dopo l'exploit di Padova ha recuperato delle posizioni importanti, ora è fuori dai playout perché ricordiamo che a fine stagione retrocederà una sola squadra al termine dello spareggio tra ultima e penultima, insomma bisogna compiere un'impresa per retrocedere quest'anno dalla Serie C alla D, Alessandro? Direi proprio di sì. Teramo a 26 punti, agganciato il Ravenna, insomma una partita importante, sarà il primo di due confronti interni consecutivi perché la prossima settimana ci sarà il confronto interno con l'Albino Leffe, Aldo. Sì, infatti ho detto, da due partite. Quindi se snodo fondamentale. Se riuscisse a fare già quattro punti sarebbe un buon bottino, ma se riuscisse a fare un plan uscirebbe totalmente. E sta settimana riposa la San Benedettese. Sì, Fano e San Benedettese. Ecco, la San Benedettese per me... Sta salendo la china. Sta salendo, e tra l'altro sta facendo molto bene Vittorio Esposito. Sì, sì, sta facendo, non solo sta facendo bene, ma lì c'è, anche lì c'è il conflitto, Fedeli... E Ziorino Capuano. Sì, figuriamoci, il presidente della Samb vulcanico e dire poco. Va bene, io ringrazio Alessandro Alberti, grazie ad Aldo Fattore. Ricordiamo martedì. Saluti a tua moglie. Grazie, la salutiamo in diretta, Rovina. Ciao Rovina, allora lunedì solo calcio, naturalmente domani ci sarà la domenica sportiva, terzo tempo live, parleremo anche di Serie D, anche se ci saranno solo due recuperi, vale a dire i Nerostellati che giocheranno a San Marino, mentre l'Avezzano affronterà la trasferta insidiosa di Castelfidardo, domani la Serie D osserva un turno oggi di riposo. Oggi la Recanatese ha vinto a Campobasso 3-0, sì. Mi sembra. No, 4-1 per la precisione. Stava Campobasso 1, Recanatese 4, era uno dei tre recuperi che si disputeranno perché il campionato di D osserverà un turno di riposo. Naturalmente domani faremo vedere le due partite che riguardano le due squadre abruzzesi, Nerostellati di scena a San Marino e naturalmente l'Avezzano che invece affronterà l'insidiosa trasferta di Castelfidardo. Lunedì solo calcio, poi martedì saremo di nuovo insieme per il dopo Pescara-Carpi, la partita avrà inizio alle 18, noi ci rivedremo naturalmente intorno alle 21 dopo l'intervista in diretta del nostro inviato l'Adriatico Giovanni Cornacchia e Enrico Giancarni. Grazie ancora ad Alessandro Alberti, grazie a voi, Aldo prossima. Fattore, grazie a Roberto Cherchi in regia, buonasera. A voi per l'attenzione e una buona serata.